Benvenuti e bentrovati sul mio canale. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina. Ho tagliato un cerchio in gomma Eva, diametro 7 cm. Lo piego schiacciando solo la prima diagonale e schiaccio sul centro. Taglio il centro realizzando un piccolo foro. Taglio il laterale un paio di centimetri di larghezza. Continuo adesso preparando gli altri pezzi. Apro il compasso a 5 e realizzo un altro cerchio. Taglio il cerchio su un foglio di carta per realizzare il modello. Lo piego in due e vado a disegnare un'ala a mano libera. Sul lato superiore disegno un mezzo cuore senza la chiusura sopra e vado a realizzare sui lati dei bordi in questo modo. Ora vado a tagliare la sagoma in modo preciso. Ho realizzato il cerchio perché in questo modo riesco a fare la rotondità in modo preciso. Questo è il risultato, una bellissima sagoma a mano libera, precisa. Ora riporto la sagoma su della gomma Eva di colore bianco. La taglio dandogli una perfetta rotondità anche sui bordi. Con il ferro caldo vado a modellare il bordo del vestitino. Lo faccio riscaldare e poi vado a pizzicare in questo modo, dandogli movimento. Di solito le cose che realizzo gli do sempre un po' di movimento in modo da dargli vita. Apro il compasso a 2,5 cm e realizzo un cerchio su della gomma Eva di colore bianco. Con le forbici vado a fare questo piccolo gioco realizzando così una bordatura. Ecco il cerchio. Lo piego, realizzo un foro tagliando un piccolo pezzo. Per non sporcare il tappetino metto un foglio di carta. Ora vado a bordare tutto il contorno delle sagome con la mistione ad acqua utilizzando uno stuzzicadente. Passo lo stuzzicadente su tutta la bordatura in questo modo semplice. La mistione è una colla molto appiccicosa. Di solito si utilizza per la foglia d'oro. Io però la utilizzo per realizzare più lavori. Per avere un buon rendimento bisogna lasciare asciugare la colla, anche una mezz'oretta, finché non diventa trasparente. Realizzo questo angelo in modo semplice, così da poterlo fare realizzare a tutti. E utilizzo anche pochi materiali. Questo angelo può essere un bellissimo pendente. Realizzandolo più grande può diventare un bellissimo puntale. Si può realizzare nei colori che desiderate.
dove inizia la bordatura dell'ala, faccio una linea con lo stuzzicadente. La colla sulle ali l'ho messa sia sopra che sotto. Per un'asciugatura perfetta ho infilzato le ali sul compasso e le ho riposte in un bicchiere. Quando la colla si è asciugata, vado a passare le sagome nei brillantini. Per una maggiore facilità ho messo i brillantini in un piattino. Bagno la sagoma nei brillantini. Prendo le ali e le vado a bagnare nei brillantini. Sto attenta a non dimenticare nessun posto con la colla senza brillantini. Questi brillantini non verranno mai via dalla gomma Eva, perché questo tipo di colla è ottima. Prendo il vestitino, lo vado a piegare e aggiungo della colla. Ne metto poca in modo che non fuoriesca dal vestitino. Pareggio prima il lato sotto e poi inizio ad incollare. Prendo il cerchio più piccolo, quello bordato, e lo vado a piegare. Prima di incollare ho preso un piccolo cordone per realizzare le braccia. Faccio un nodo sulle estremità e poi lo vado ad incollare. Modello bene il cerchio tirandolo in questo modo, così prende forma. Aggiungo sempre poca colla e lo vado a fissare. Ho preso una perla, ho infilato del filo e la vado ad incollare sul colletto. Il filo l'ho passato in modo da rendere l'angelo pendente. Con una punta di colla vado a fermare il colletto sul lato posteriore. Così dopo incollo le ali in modo perfetto. Realizzo un cerchio grande come un dito con del filo di perline e lo vado ad incollare dietro alla testa in questo modo. Ed ecco l'angioletto finito. Il video è terminato. Se vi è piaciuto, condividete, iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i miei social. Grazie per aver guardato questo video.